Roberta Lombardi. La nostra esperienza è legata ad un percorso relativo alla conoscenza del mercato finanziario. Le attività di alternanza svolte lo scorso anno ci hanno permesso di interagire con partner della valenza di Banca d'Italia, istituti di credito, studi professionali e compagnie assicurative come la Generali Italia S.p.A., agenzia di Corigliano Calabro, dove l'accoglienza nei nostri confronti è stata molto gradita e molto calorosa. Per la classe terza importante è stata l'esperienza fatta dagli studenti con la ACF Solution di Castrovillari, agenzia che vanta una grande esperienza nello sviluppo delle buone pratiche telematiche all'avvio dell'attività di impresa con l'apertura di partita IVA, l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio e infine l'apertura delle posizioni IMSS e INAIL. Per il nostro indirizzo di studi riteniamo essere stata un'esperienza doppiamente valida sia per l'aspetto della ricaduta sul piano curriculare e sia perché si è avuta una prima chiara impressione sulla realtà del mondo lavorativo. Ricordo in particolare il seminario di studi con Banca d'Italia sulle tematiche della moneta e della stabilità dei prezzi e la visita alla sede centrale di Catanzaro. Questo percorso verrà poi completato con una serie di approfondimenti su tematiche quali la previdenza complementare, il riciclaggio di denaro sporco, la contraffazione, il microcredito alle start-up con gli stessi partner appena citati e nuovi partner come la Guardia di Finanza e l'Istituto di Credito BCC Mediocrati, rappresentato oggi dalla direttrice della sede di Amendolara. E a conclusione è prevista una visita guidata presso la Borsa Valori di Milano. Grazie, grazie Roberta. Mi sembra che nella scaletta, ecco, le due ragazze rappresentano i due percorsi del corso turistico svolto lo scorso anno. Stiamo parlando di Anna Ambrosio e di Lucrezia Gatto, prego. Noi ragazzi della Quarta Turismo lo scorso anno abbiamo realizzato il progetto intitolato Una guida per il museo ed il parco archeologico di Sibari. Il nostro partner è stato il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide e la dottoressa Casolaro, responsabile dei servizi educativi, ci ha guidati in questo percorso. Abbiamo effettuato visite guidate al museo, al parco archeologico e al sito di Broglio. Abbiamo partecipato a convegni sul paesaggio, abbiamo acquisito conoscenze sul MIBACT, sulle figure professionali che operano all'interno di una struttura museale, sulle procedure per effettuare appunto uno scavo archeologico e sulle modalità di pulitura, conservazione e schedatura dei reperti. Successivamente abbiamo ripulito e schedato noi stessi dei reperti, abbiamo avuto dei contatti diretti con gli studiosi dell'Università di Basilea, una restauratrice, una disegnatrice e un fotografo di reperti che ci hanno appunto illustrato il loro lavoro. Successivamente abbiamo effettuato, abbiamo svolto diciamo attività laboratoriali, realizzando quindi un video in lingua inglese sul British Museum e invece due PowerPoint in lingua francese, uno sul Museo del Louvre, quindi sul suo dipartimento di antichità greche, etrusche e romane, e un altro invece sul parco archeologico di Sibari. Successivamente abbiamo promosso il territorio operando alla reception dell'Hotel Miramare di Trebisacce e il 21 giugno 2017 al Museo di Sibari noi stessi abbiamo allestito una mostra sugli strumenti dell'antichità, sugli strumenti musicali dell'antichità in occasione quindi della festa della musica. Abbiamo curato noi stessi la locandina e abbiamo illustrato ai visitatori i pannelli in esposizione. Questo progetto ci ha consentito quindi di acquisire conoscenze e competenze spendibili sul lavoro, in particolare nel settore dei beni culturali. Scusate se poco. Brava. Allora, mentre l'alternanza della Quarta Turismo dell'anno scorso, dell'anno 2016-2017, si è articolata in due diverse fasi.
Una prima parte a Sibari Fly, che ci ha fornito conoscenze e competenze relative alle figure professionali di hostess e steward di terra. Grazie a questo corso ci ha fornito comunque la conoscenza di come funziona un aeroporto internazionale e nazionale, le varie operazioni di check-in, come si applicano le norme di sicurezza e come si effettua una prenotazione aerea. Inoltre, grazie a questo corso abbiamo migliorato le nostre competenze linguistiche in inglese con appunto lezioni e video lezioni con un copilota italo-americano. Interessante è stato anche il corso di primo soccorso, con una parte teorica ma anche una parte di pratica. Continuando con il nostro percorso di alternanza, abbiamo svolto l'attività sul campo, svolgendo l'attività di receptionist e di economato presso due strutture del territorio, il Club Nature a Sibari e Rele Capospulico a Roseto. Questa esperienza comunque non ci ha formato solo a livello umano, ma anche professionale, in quanto ha migliorato le nostre competenze relazionali e di lavoro. Questa esperienza comunque ha fatto sì che quattro di noi sono stati assunti per appunto svolgere le mansioni acquisite durante l'alternanza. Ringraziamo le ragazze del turistico. Giorgio Vivacqua per il corso Sistemi Informativi Aziendali. Il corso si illustrerà brevemente quello che è stato fatto. Buongiorno, allora, nel percorso di alternanza per quanto riguarda noi studenti del corso SIA, diverse sono state le esperienze. Passando dalla creazione di una startup per la produzione di gelati con l'ausilio dell'agenzia formativa Talent Garden di Rende, in cui l'utilizzo e la creazione di una pagina Facebook, di un logo, di gadget è stato sviluppato con una didattica innovativa proposta dalla stessa agenzia, fino ad arrivare all'esperienza che ha coinvolto un gruppo di studenti presso un'agenzia pubblicitaria, la Publien di Roseto, l'esperienza legata a particolari a politiche di marketing con particolare attenzione alla pubblicità, e a rafforzare il percorso SIA l'utilizzo della piattaforma online Cisco Networking Academy ha permesso agli studenti di maturare esperienze all'utilizzo di tecniche hardware e di reti e al rilascio di medesime certificazioni in moduli di tali competenze quali sicurezza informatica, privacy e creazione di reti. Ma l'esperienza più interessante a nostro avviso risulta essere stata proprio quella che riteniamo più attinente al percorso, ossia l'utilizzo in piattaforma online di un software integrato e altamente professionale con riferimento sia all'aspetto contabile che a quello fiscale. Il software utilizzato, fornitoci dalla Sistemi SPA, società che da oltre 40 anni è leader nella produzione di software per professionisti e imprese, propone una serie di soluzioni che mirano a soddisfare gli utenti a seconda del mercato di riferimento. La soluzione presa lo scorso anno è stata Profis. Profis è un software, un programma disponibile in diverse configurazioni, ciascuna con un utilizzo specifico rivolto sempre al mercato di riferimento. Noi studenti del percorso SIA lo scorso anno siamo stati affiancati a figure esperte della società New Program SRL, concessionaria di zona di sistemi presso la città di Rende, la quale ci ha proposto delle figure esperte appunto per condurci in poco tempo qui a scuola, nell'istituto, ci ha condotto in poco tempo dal registrare semplici fatture d'acquisto e vendita fino ai casi più complessi di registrazione contabile. Sempre lo scorso anno abbiamo terminato in seguito l'esperienza con sistemi presso la città di Rende nella sede del New Program. Dentro la sede abbiamo potuto osservare un ambiente di lavoro stimolante, produttivo ed efficiente. E lì, dopo aver appreso un po' di quella che è la realtà sistemi, siamo
siamo stati affiancati in seguito alle diverse figure esperte dediti alla consulenza con i propri clienti nel call center. E alla fine di quella esperienza, felici di aver trascorso una giornata al New Program, ci ha fatto pensare sicuramente di voler continuare l'esperienza con sistemi e di magari in prossimità dell'esame concluderla con una visita guidata nella sede a Collegno in provincia di Torino. Grazie Giorgio. Per il CAT, Clelia Le Rose. Buongiorno a tutti. Il nostro progetto di alternanza scuola-lavoro lo scorso anno, oltre ad aver dedicato alcune ore all'attività di studio simulato in classe, si è basata su due percorsi fondamentali. Il primo, intrapreso con l'agenzia formativa Talent Garden di Cosenza, con il quale abbiamo sviluppato progetti di interior design e abbiamo approfondito la conoscenza di programmi per la modellazione 3D. Il secondo percorso invece è stato condiviso con l'OSI del WWF di Policoro, partner scelto per mettere al centro del progetto l'ambiente e la conoscenza del territorio. Durante l'esperienza abbiamo avuto la possibilità di visitare la diga di Senise, seconda più grande in Europa, e che attualmente distribuisce acqua a regioni come la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Abbiamo visitato il centro Enea di Novasiri, che si occupa di biomasse, e non sono mancate escursioni, oltre che sull'oasi stessa, anche nei calanchi di Montalbano. Il tutto con il fine di produrre, attraverso il software QGIS, delle mappe tematiche in grado di stimare e quantificare economicamente i benefici che un ambiente sano può portare al suo territorio. Sicuramente è stata un'esperienza positiva che ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze e che ci ha dato degli input per quelle che saranno le scelte future o lavorative o comunque per quello che sarà la continuazione degli studi. Grazie per averci.